Allora, mister De Paola, finalmente i 3 punti, una vittoria che ci voleva innanzitutto per il morale. Sì, una vittoria che ci voleva, anche perché devo dirti che quando sono subentrato non ho mai perso 2 partite di fila, invece è successo anche questo. E oggi per me la squadra ha disputato una partita non a livello di qualità di gioco grandissima, secondo me abbiamo fatto meglio col Brian in certe situazioni. Oggi siamo stati attenti, una cosa che secondo me questa squadra deve cominciare ad avere. Abbiamo rivisto la partita del Bra, anche quella che abbiamo giocato a Ponzacco. È una squadra che se ha acceso la luce, secondo me se la può giocare con tutti. Se invece spegne la luce, possiamo prendere gol in qualsiasi situazione, anche in maniera stupida. Oggi invece siamo stati ordinati, siamo andati in vantaggio, loro non ci hanno impensierito molto. Poi abbiamo avuto la seconda palla con Tripoli che ha fatto un gol da grande campione. E alla fine l'abbiamo portato in porto, quindi siamo tutti felici, è una vittoria che ci voleva per il gruppo, per il morale, ma anche per la città, per i tifosi che sono in un momento così di defiance, no? Quindi magari 2, 3, 4 vittorie creano un po' di entusiasmo e tutto può, e l'allegria può ritornare. Mister, tanti spunti interessanti anche a livello di formazione. Tissone terzino sinistro si è comportato bene. Abbiamo visto Siani per la prima volta al centro dell'attacco. Come valuti queste novità? Guarda, io dicevo anche ai ragazzi, sono venuto qua per fare l'allenatore e per fare le cose. È normale che se c'è un giocatore che durante la settimana dà il sangue e fa quello che deve fare, penso che io lo metto in campo e lo faccio giocare. Siani era 2 settimane che lo guardavo, si è sempre comportato bene. Poi anche giocare con un punto di riferimento là davanti è importante perché Vite è un esterno, Tripoli è un giocatore che può giocare sotto punta. Non abbiamo una punta, è forse l'unico che magari ha certe caratteristiche, Siani. Oggi il ragazzo ha fatto secondo me una buona gara, ma come tutti i ragazzi, ma soprattutto anche quelli che sono entrati con un piglio deciso e quindi abbiamo portato a casa questi 3 punti. Ce li godiamo, cercheremo di passare una settimana più tranquilla e cercheremo di lavorare per domenica contro il Casale che secondo me è una squadra forte.